Non importa quale strada tu scelga per diventare ricco, diventare un trader, un investitore di valore, un professionista immobiliare, un amministratore delegato o magari un imprenditore, devi avere la mentalità corretta. Questa è una classifica dei 5 migliori punti da pensa e arricchisci te stesso, scritto da Napoleon Hill. Per la legge dei grandi numeri, alcune persone potranno diventare ricche senza seguire i consigli di questo video, ma sperare che la vita ti dia una mano invece di assumerti l'onere di quello che fai e quello che dici, diciamo che è un piano fallace per essere buoni. Invece vediamo ora come puoi ottimizzare le tue possibilità di arricchirti. Se non conquisti te stesso, sarai conquistato da te stesso. Benvenuto in direzionecrescita.com, il primo canale di crescita personale in Italia, dove ogni giorno vieni guidato verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Se ancora non lo sei già, iscriviti ed attiva le notifiche così da rimanere aggiornato su ogni nuovo video che pubblichiamo. Punto numero 1. Quello che pensi è quello che conta. In verità, i pensieri sono delle cose, e per di più cose potenti quando sono mescolate con una definizione di scopo, persistenza e un desiderio ardente di quella traslazione in ricchezza. Questa è l'idea principale di Pensa e arricchisci te stesso. Lo si capisce anche dal titolo. Se non vedi la ricchezza nei tuoi pensieri, come puoi aspettarti di vederla nel conto della tua banca? Tutti i risultati raggiunti e tutte le ricchezze guadagnate iniziano da un'idea. Ogni grande leader che sia mai esistito è stato un sognatore. Come pensi che Gandhi o George Washington o Martin Luther King ci siano riusciti? Tutto è iniziato da un'idea. Tu sei capace di controllare la tua mente, poiché puoi nutrirla con qualsiasi input di pensiero tu scelga. È veramente potente. Il pensiero, quando sostenuto da un forte desiderio, tende a tramutarsi nel suo equivalente fisico. Però è un'arma a doppio taglio. Se non riesci a piantare pensieri nel tuo subconscio deliberatamente, non rimarrà inattivo. Raccoglierà involontariamente altri pensieri che lo raggiungono. Ancora una volta, non vuoi lasciare questo al caso. Se non riesci a controllare la tua mente, puoi essere sicuro che non controllerai null'altro. Punto numero 2. Un ardente desiderio. Molto tempo fa, un grande guerriero affrontò un nemico più forte di lui. Quando gli eserciti del guerriero arrivarono in terra nemica, fece bruciare loro tutte le navi sulla spiaggia. Erano in netta inferiorità numerica rispetto al nemico, ma ora non avevano altra scelta che vincere. Allora, vinsero. Se chiedi ad un centinaio di persone cosa vogliono nella loro vita, probabilmente non saranno in grado di risponderti. Se però li forzi, menzioneranno alcuni dei loro desideri, quali denaro, fama o sicurezza. Ma l'universo non risponde a desideri vagamente espressi, risponde a un desiderio ardente, attuato attraverso piani definiti e una persistenza costante. Dio sembra gettarsi dalla parte dell'uomo che sa esattamente cosa vuole, se è determinato a ottenerlo. La parte del desiderio, su quella non ti posso aiutare, ma il desiderio ti serve per avere successo. Se vuoi oltrepassare la mediocrità, collega un forte desiderio ad una possibile riuscita. Immaginiamo, per esempio, che l'obiettivo scelto sia fare soldi. Ecco un metodo in 6 fasi per trasformare quel desiderio in qualcosa di materiale. 1. Fissa nella tua mente un importo specifico. 2. Determina esattamente che cosa sacrificare. 3. Stabilisci una data precisa. 4. Crea un piano definito e inizia subito a darti da fare. 5. Scrivi i 4 passaggi precedenti su un foglio di carta. 6. Leggilo ad alta voce 2 volte al giorno, preferibilmente al mattino e subito prima di andare a dormire. L'ultimo passaggio è chiamato autosuggestione. Hai mai esagerato una storia o raccontato una bugia finché non hai iniziato a crederci tu stesso? Bene, questa è la stessa identica cosa, ma mira a creare in te la fede che il tuo desiderio un giorno si avvererà. Per chi volesse qualcosa di più personalizzato, invece, vi ricordo che scrivendo in privato al nostro team è possibile essere seguiti uno ad uno con tecniche un po' più avanzate. Solo metto le mani avanti, per ragioni di tempo non possiamo seguire tutti. Dunque, se siete a zero, fatevi prima una conoscenza con tutti i contenuti che pubblichiamo gratuitamente. Vi assicuro che già studiando quelli avrete molto da immagazzinare. Ma andiamo avanti. Punto numero 3. Diventa una forza inarrestabile. Napoleon Hill afferma che può non esserci alcuna connotazione eroica alla parola persistenza, ma la qualità sta al carattere di un uomo, così come il carbonio all'acciaio. Quando qualcuno ha coltivato l'abitudine alla perseveranza, ottiene un'assicurazione contro il fallimento. Ricorda, non esiste una cosa come qualcosa per niente.
A volte è vero, può sembrare che altre persone abbiano successo senza prima pagarne il prezzo, ma probabilmente non è così, anche se alcune persone vorrebbero farsi conoscere in questo modo. L'erba non è più verde dall'altra parte. Attieniti al tuo piano e vinci. Chi rinuncia non vince mai e chi vince non molla mai. Punto numero 4. Energia sessuale. Molla mai. Punto numero 4. Energia sessuale. No, non hai sentito male. Secondo Napoleon Hill, i 5 stimolanti più potenti conosciuti dall'uomo sono l'amicizia, la musica, un ardente desiderio di ricchezza, l'amore e il sesso. Il desiderio per il sesso è il più potente di tutti i desideri umani. Questo desiderio è così forte che si diceva che la guerra di Troia fosse iniziata per colpa del sesso. Osserva cosa succede a qualsiasi animale dopo che è stato castrato e vedi cosa succede quando l'energia sessuale viene rimossa. Tutti gli uomini che hanno raggiunto il più alto livello di conquiste hanno avuto una natura sessuale altamente sviluppata. La trasmutazione dell'energia sessuale in energia e creatività in altri sforzi è una fonte primaria di genialità. L'energia deve essere trasmutata dal desiderio di contatto fisico in qualche altra forma di desiderio e di azione prima di poter elevare qualcuno allo stato di genio. Lungi dal diventare geni, a causa dei grandi desideri sessuali, la maggior parte degli uomini si abbassa tra incomprensione e abuso di questa grande forza allo stato degli animali inferiori. C'è un motivo per cui la maggior parte degli uomini non ottiene molto prima dei 40 anni, e non è solo dovuto al fatto che diventano più saggi e più sicuri di sé. A causa delle tentazioni nella società odierna, questo è probabilmente ancora più difficile da esercitare oggi rispetto a quando Napoleon Hill scrisse per la prima volta «Pensa e arricchisci te stesso». Richiede molta forza di volontà, la formazione di nuove abitudini e l'eliminazione di vecchi comportamenti. Punto numero 5. I 6 fantasmi della paura. Prima di poter mettere in pratica la filosofia di Napoleon Hill, devi vincere le tue paure. Ecco 6 delle più comuni, ma al tempo stesso più pericolose. E ricorda, esistono solo nella tua mente, e puoi controllarle, se lo desideri e se ti eserciti nel farlo. 1. Paura della povertà. Sintomo comune di questa paura è l'indifferenza verso il denaro espressa attraverso una mancanza di ambizione. La tua mente non può concentrarsi su come diventare ricco se deve costantemente preoccuparsi di come mettere il cibo in tavola. Devi raggiungere la decisione assoluta che tutto ciò che puoi avere, purché tu dia il massimo, è sufficiente. 2. Paura delle critiche. Questa è caratterizzata dal nervosismo in presenza degli altri e distrugge la tua iniziativa. Per batterla, devi smettere di preoccuparti di ciò che pensano o dicono gli altri. Abbi il coraggio di essere un po' imbarazzante a volte. 3. Paura della cattiva salute. Un sintomo comune è l'abitudine di fingersi malati come alibi per la pigrizia. Per smetterla, dimenticati dei sintomi e soprattutto smetti di cercarli. Qualsiasi sintomo può essere mortale se lo cerchi su Google. 4. Paura di perdere l'amore di qualcuno. La gelosia è un segno comune di questa paura. Raggiungi la consapevolezza che riuscirai a cavartela anche senza amore, se necessario. E se sei single, usa questo tempo per crearti uno stile di vita, dove impari ad apprezzare la tua vita da single. Quindi tutto ciò che sarà in più è solo un bonus. 5. Paura della vecchiaia. Parlare in tono di scusa della propria età è caratteristico della paura della vecchiaia. Elimina questa paura accettando di invecchiare, non come un handicap, ma come una benedizione, perché hai la possibilità di essere molto più saggio e di avere un autocontrollo migliore rispetto alla tua giovinezza. E si spera che le meraviglie dell'interesse composto abbiano lavorato a tuo favore per un po'. 6. Paura della morte. Un sintomo comune è l'abitudine di pensare alla morte, invece di vivere la propria vita al massimo. Il motivo per cui devi sconfiggerla dovrebbe essere ovvio. Non riesco a immaginare chiunque passi i suoi giorni a preoccuparsi per le fiamme dell'inferno o che debba passare un'eternità indossando una camicia da notte, possa mai essere felice. Il pisolino infinito è inevitabile, impara ad accettarlo. In generale, elimina queste paure arrivando alla conclusione che niente che la vita ha da offrire vale il prezzo di una preoccupazione costante. Riepilogo veloce. È quello che pensi che conta. Dio sembra gettarsi dalla parte dell'uomo che sa esattamente cosa vuole, se è determinato a ottenerlo. Chi rinuncia non vince mai e chi vince non molla mai. Il desiderio sessuale è il più potente di tutti i desideri umani. Usa la sua energia a tuo vantaggio. Devi vincere le tue paure prima di poter raggiungere la grandezza.
Grazie mille per essere rimasto fino a qui. Lascia un mi piace se hai gradito e facci sapere tu cosa ne pensi nei commenti. Non dimenticare di dare un'occhiata alla descrizione di questo video per trovare tutti i nostri link più utili, incluso il nostro sito ufficiale con moltissime risorse utili alla tua formazione. Ricorda, il successo non è cosa ottieni, ma ciò che diventi. Ti aspettiamo al prossimo video. A presto!